Ritengo necessario lavorare per l'abolizione delle case lavoro poiché è venuto meno il senso della loro presenza nel nostro ordinamento. Lo ha dichiarato Desi Bruno, garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive dopo la visita alla casa lavoro di Saliceta San Giuliano, dove ha incontrato la direttrice della struttura e gli internati, autori di una missiva al garante per informarla di aver inoltrato al magistrato di sorveglianza di Modena la richiesta di revoca della misura di sicurezza per una serie di motivi, primo fra tutti legittimità costituzionale della materia penale che regola questo istituto. La struttura di Saliceta è una delle quattro presenti sul territorio italiano. Nelle case lavoro sono internate quelle persone che hanno commesso reati, hanno scontato una pena e a cui il magistrato ha applicato questa ulteriore misura di sicurezza perché considerate socialmente pericolose. Ma chi sono gli internati di Saliceta San Giuliano? Sono 63 uomini, di cui 6-7% stranieri. Dei 63 citati, 4 lavorano all'esterno, 2 assunti da una cooperativa sociale, 2 con una borsa lavoro del comune di Modena. Gli altri sono occupati 10-15 giorni al mese perché manca il lavoro. È un problema, come dire, di difetto strutturale della permanenza in un luogo dove dovrebbero essere occupati in attività rieducative. Quindi adesso incontro la direzione, incontro gli internati e vediamo cosa si può fare. La Regione Emilia-Romagna nella passata legislatura aveva anche presentato un progetto di legge per la chiusura delle case lavoro, quindi è un tema molto, molto sentito.